iniziata la 70ª edizione dello storico Carnevale di Castellamonte, un successo, tanta gente per l'uscita della Bella Pignatera del primo console. Siamo tutti molto felici e contenti. Ieri sera, dopo tanti sforzi e sacrifici, abbiamo portato 300 persone in costume a sfilare per le vie di Castellamonte. A parte i nostri bellissimi rioni con il contado, con le bandiere di Castellamonte, abbiamo avuto 11 ospiti dei comuni vicini. E vorrei ricordare il gruppo di Pavone, la Castellana e il Castellano, il gruppo di Oglianico con il primo console e la sua consorte, e poi non ci dimentichiamo della Regina Berta e di Re Arduino con i trota, le trombe e tamburi, e tutti gli altri che sono venuti ad omaggiare la nostra bellissima signora la Pignatera del 2024. Una cosa bella questa sinergia tra il comune di Castellamonte e gli altri comuni. No, certo, noi dobbiamo sempre dire veramente un grazie al nostro primo cittadino Pasquale Mazza, che ci ha sempre aiutato, accompagnato con anche l'aiuto di Teodoro, il vice sindaco, e tutti i comuni intorno a noi ci sono sempre stati vicini, ci hanno aiutato e ci hanno sempre permesso di fare quello che volevamo. Oggi bello, un carnevale per i bambini, tantissimi bambini e famiglie qua alla Rotonda Tonelliana. Noi siamo fortunati, a Castellamonte abbiamo la nostra parrocchia che è la Rotonda Antonelliana, che presta veramente un luogo dove i bambini possono giocare e divertirsi come si faceva una volta. Abbiamo un gruppo di spettacolo che truccano e divertono i bambini con canzoncine varie. I nostri personaggi si sono uniti a tutti i bambini, che sono veramente tantissimi, a fare questo bellissimo carnevale dei bambini. La kermesse è iniziata, ma non finisce qua, perché andrà avanti fino al 14 febbraio. Ricordiamo grandi linee il programma di prossimi giorni. Grandi linee è che noi mercoledì sera, 7 febbraio, abbiamo una serata teatrale, una serata comico divertente qui al Teatro della Parrocchia, sempre grazie al nostro Don Angelo, che ci presta il Teatro della Parrocchia, e facciamo questa serata teatrale. Giovedì sera, ricordo, la cena a base di paella, e poi abbiamo due filarmoniche, quella di Castellamonte e quella di Carema, con i loro bambini. Ci sono 35 ragazzini dai 5 ai 15 anni che fanno un concerto per deliziare le nostre orecchie. Ed il resto del programma lo scopriremo giorno per giorno. Vi aspettiamo veramente numerosi e veramente col sorriso sulle labbra.